questa mostra nasce da una serie di riflessioni che mi hanno portato a scegliere i lavori di queste otto artiste. Queste otto artiste specificamente i lavori che ho scelto per la mostra, perché tutti questi lavori si interrogano sullo spazio utilizzando i mezzi diversi che usano, perché in realtà, come poi si vedrà, i lavori sono formalmente molto, molto diversi. Ci sono disegni, lavori di processo, sculture, performance, azioni nello spazio urbano, video che nascono come video, video che nascono come riprese di performance, quindi con grande disparità di mezzi, ma tutti i lavori si interrogano sullo spazio e sulla possibilità del corpo come misuratore di spazio. Un altro aspetto che le lega è, ed non è, è un caso, è il fatto che tutte quante siano state mie studentesse in Accademia dal più o meno dal 2005-2006 in poi, fino ad oggi, fino a c'è una di loro ancora studente. E questo per me è interessante perché dimostra come l'Accademia possa essere un luogo fondativo e formativo molto importante. Certo bisogna, non tutte le Accademie sono uguali, e bisogna scegliersi e bisogna riconoscersi, e penso che il primo punto in cui un giovane artista si riconosce proprio nello sguardo di chi vede per la prima volta il lavoro, ovvero di un docente, di un artista docente. Terzo punto di snodo, ovviamente, è che io sono un curatore infiltrato, cioè sono un artista e chiaramente penso al lavoro, ho pensato al lavoro in questo spazio come fosse un lavoro mio, tanto pensandolo proprio come una, come un'installazione. Non sono i miei lavori, sono i lavori di altri, ma confluivano tutti in questa triangolazione, in questo dialogo, e quindi ho pensato a lavori che formassero questa sorta di organismo fatto da tante parti che si parlano, e in questo senso anche lo spazio. Ho pensato ai lavori nello spazio proprio per fare in modo che questi, che lo spazio interagisse con il lavoro, interagisse con le opere e ne fosse in qualche modo anche esaltato. Quindi tutto rimbalza, tutto triangola, da ovunque guardiamo questa mostra c'è sempre qualcosa che ti chiama, qualcosa che ti fa guardare un lavoro in un punto o in un altro. Non c'è mai un riposo, è tutto un dialogo, è tutto una relazione. Questi due collage li chiamo spesso scatole, sono delle strutture chiuse che attraverso la manipolazione del collage vengono aperte, e quindi delle strutture chiuse e piatte che aprono uno spazio infinito. Sono realizzate con dei materiali poveri come foto per artisteria e pezzettini di legno, e le foto rappresentano degli spazi che ho trasformato già in dei collage, degli spazi tridimensionali che ho trasformato in collage. Osservo la realtà attraverso un mirino. La narrazione che passa all'interno non è deviata o fuorviata dalla qualità dell'immagine, che sempre di più è al passo con i tempi, e delle volte capita che può diventare più importante della narrazione stessa. Questa scatola è il mio mirino. Chi vuole è invitato a poter entrare all'interno di questo spazio e osservare qualcosa di intimo, molto molto intimo, che è la mia personale visione della realtà. Destroying.
It's called a serpentine. It's a procedure for drawing, one of the procedures for drawing I'm doing. And that means I'm drawing not with an individual creative will, it's just generating by itself. So you can see here the paper streamers, which are originally colored. You use it for parties. And I put them on that long paper. It's exactly the same length. It's 4 meters long. And then I colored, no, not colored, I blackened them with a filter. And what you can see there are the mistakes I did during blackening. So you can see the traces from blackening, and the drawing was generated by itself. Questo è un lavoro che si riferisce alla sua dimensione sul mio corpo. Infatti il suo titolo è Vitruvianischer Kreis, che si sarebbe cerchio vitruviano. Io mi misuro in qualche modo con il disegno al mio spazio che prendo, alla mia realtà, insomma. È un tratteggio che è fatto con tutte e due mani, un aspetto molto importante del mio lavoro, anche la dualità, infatti spesso lavoro con il disegno e con le mani. Un lato del cerchio è stato disegnato con la mano sinistra e l'altro con la mano destra, che il disegno è come un tessuto che cresce pian piano con questi tratteggi, tratteggiamento con pian piano i due lati si avvicinano alla fine per ritrovarsi. E quel disegno è collegato a un altro lavoro, è una documentazione di un intervento nello spazio urbano di Berlino, dove ho disegnato in un parco un enorme cerchio che era la pianimetria di un gasometro che è stato abbattuto negli anni 80 per ricordare questo edificio. Ho trovato di capire dove è il centro e tirato quel cerchio in questo spazio che è stato attraversato anche dalle persone, un parco. Questo è infatti è misurarsi con la storia, con un altro, con un'altra dimensione, insomma. È interessante questa volontà dell'uomo di conquistare la natura anche in un ambiente dove, come in queste vette altissime, non ci sono le condizioni per sopravvivere, perché ci sono delle zone rosse di morte dove l'uomo senza degli ausiliari, ad esempio l'ossigeno portato, non può sopravvivere, e neanche senza una squadra che in questi casi porta la gente in cima, ma da sé non ce la farebbe. E quindi, come abbiamo anche visto in questa pandemia, non come era pensato prima, ma in questa pandemia abbiamo visto che quando la natura, tra virgolette, decide di alzarsi, noi non abbiamo possibilità di conquistarla, quindi è un tentativo futile. Foto dell'infanzia e che ho indagato la macchina da presa, mi interessavano i dettagli e mi interessava il contrasto che si creava tra due forme di due modi di trattenere il tempo, una è quella della fotografia con il tempo fermo e una nel tempo del video che ha un tempo che va avanti, quindi mi interessava questa forma di contrasto. Questo lavoro si intitola Studio Training, consiste in una sorta di allenamento al posizionamento di se stessi
in relazione allo spazio. Ho deciso quindi semplicemente di iniziare da quello che avevo, che è il mio corpo, e lo spazio in cui vivevo, che era questa stanza e i suoi oggetti, e relazionarmi a loro attraverso un dialogo di forze, di leve e di mediazione tra di noi. Performance art for me, at least so far, more importantly, is real, it's live, sincere, effective feelings, it's real existence. So I hope if you can feel something from visual impact, it's enough. Thank you.